che introduce l'argomento. Allora, buonasera a tutti. In questi giorni si è parlato tanto di quello che accade in mare aperto e di quanto sia difficile per lo Stato italiano contrastare diversi tipi di reato che vengono consumati proprio in mare aperto. Ora, il Movimento 5 Stelle domani depositerà una proposta di legge nel quale non fa altro che rafforzare i poteri in capo allo Stato proprio per combattere reati gravissimi che si consumano in mare. Parliamo di reati, quelli attinenti all'immigrazione clandestina, ai fenomeni migratori, come sfruttamento dell'immigrazione clandestina, associazione a delinquere finalizzato all'agevolazione dell'immigrazione clandestina e tratta dell'immigrazione. Oltre a questo, sempre in mare, come sappiamo, ci sono dei rischi che vengono consumati i reati di traffico internazionale di armi e di droga, nonché di terrorismo. Ora, rispetto a questi reati, quello che spesso non si dice è che manca un collegamento diretto tra le procure in Italia e tutte le varie forze che sono impiegate in mare. Quando parlo delle forze impiegate in mare, parlo principalmente delle navi militari e parlo anche della guardia costiera. Cioè, non tutti sanno che sopra questo tipo di imbarcazione le funzioni di polizia giudiziaria sono limitatissime, va bene? E sono previste dal codice della navigazione. Cosa fa questa proposta di legge? Estende le funzioni di polizia giudiziaria su queste imbarcazioni, quindi sia sulle navi militari sia sulle navi di guardia costiera, e toglie le limitazioni che adesso sono vigenti. Questo cosa consente? Possiamo parlare di una vera e propria rivoluzione nella lotta a quei reati di cui vi parlavo prima, perché questo consente alle procure italiane di avere in mare aperto un monitoraggio costante che oggi non hanno, e consente soprattutto, una volta che la procura acquisisce la notizia di reato, quello che accade in terraferma cos'è? La procura acquisisce la notizia di reato e a quel punto, tramite la polizia giudiziaria, porta avanti tutti i poteri che sono concessi dalla legge, quindi pensiamo alle intercettazioni, pensiamo ai sequestri, alle perquisizioni, perché la procura ha la notizia di reato e tramite la polizia giudiziaria porta avanti i suoi poteri di indagine. In mare questo fino ad ora la procura non lo poteva fare, o lo poteva fare in situazioni limitatissime. Questa proposta di legge permette invece alla procura, una volta che acquisisce la notizia di reato, di aprire immediatamente il fascicolo di indagine e di servirsi per le proprie indagini e per tutto ciò che la legge italiana gli consente di fare, delle forze che già sono impiegate in mare, cioè, ripetiamo, capitaneria di porto e navi militari. Non si stanno allargando le maglie per le intercettazioni, come qualcuno ha provato a dire in questi giorni, non si stanno forzando le garanzie del diritto, che per noi sono fondamentali. Si sta dicendo semplicemente che, siccome ci sono delle forze in mare e ci sono delle procure che potrebbero servirsi di quelle forze in mare, allora sostanzialmente si crea un collegamento diretto che permetterebbe allo Stato di avere una sorta di longa manus in mare e quindi garantire alle procure di fare anche in mare quello che attualmente già possono fare sulla terraferma. Detto questo, e questa è una prima, è un intervento che il Movimento 5 Stelle propone nell'immediato, perché domani verrà presentata la proposta di legge. Più a lungo termine verranno presentate delle proposte di risoluzione che permetteranno allo Stato italiano, tramite la cooperazione internazionale, di potersi servire della polizia giudiziaria anche sulle navi straniere
che già sono impiegate nel Mar Mediterraneo, per esempio, almeno su quelle che già sono sotto la guida dell'Italia, almeno quelle che sono sotto la guida di un'ammiraglia italiana. In quel momento, attraverso questo quadro, che permette quindi alle procure e quindi allo Stato italiano di intervenire immediatamente, tempestivamente, in mare, attraverso forze già presenti, non solo italiane, ma anche con un coordinamento con forze straniere, davvero possiamo dire che viene scritta una pagina storica di quella che è la lotta contro i fenomeni dello sfruttamento e dell'immigrazione clandestina, associazione a delinquere per il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e tutti quei reati che vengono consumati in mare aperto, compreso quindi anche terrorismo e traffico internazionale di armi e di droga. Ho concluso. Interviene il capogruppo alla Camera, Roberto Fico. Salve. Con questa proposta di legge che domani presenteremo alla Camera dei Deputati, ciò che voglio dire, che voglio rassicurare un po' tutti, è che noi vogliamo tutelare due soggetti. Il primo soggetto sono i più deboli, che sono gli immigrati, che sono soggetti a traffico, come tutti sapete, tramite gli scafisti, e l'altro soggetto da tutelare sono proprio le organizzazioni non governative, le ONG, perché quando tu fai chiarezza totale aiuti tutti. E allora anche le ONG si devono sentire tutelate da questa proposta di legge, le ONG si devono sentire sicure che il Movimento 5 Stelle sta cercando esclusivamente di fare chiarezza laddove ci sono degli allarmi che arrivano da un procuratore della Repubblica di Catania, dove già alla Camera dei Deputati in audizione aveva, e lo potete vedere tutti con i resoconti stenografici o con le registrazioni, aveva lanciato degli allarmi. Allora, quando, fuori da ogni tipo di polemica, ma ve lo dico sinceramente, quando un procuratore capo lancia un allarme ci devono essere le reazioni dei parlamentari o della politica e cercare di fare luce su quello che ha detto. Mi sembra la cosa più ovvia e normale del mondo. E allora, per me personalmente, io vivo in questo modo. Quando tu fai una chiarezza, quando attui la trasparenza, l'abbiamo visto in tutti i settori, e riesci ad arrivare a dei punti, tuteli tutti gli operatori di quel settore e tuteli le persone più deboli. Allora vanno tutelati gli immigrati che cercano di arrivare qui sfruttati da organizzazioni criminali e vanno tutelate le ONG che operano nell'interesse collettivo dello Stato italiano, delle persone più deboli, che magari se c'è qualche ONG o qualche operatore delle ONG che non lavora in un modo trasparente, se noi riusciamo con una legge a migliorare la trasparenza, dare più chiarezza e poteri a un magistrato, a dei magistrati che devono fare delle operazioni, allora qui tuteliamo tutti. Allora la legge la depositiamo domani, perché ci deve essere una tutela totale, senza se e senza ma, di due soggetti: le operazioni, le organizzazioni non governative che operano nell'interesse di tutti e le persone più deboli, che in questo caso sono gli immigrati. È tutto qui, è molto semplice. Dove c'è trasparenza non c'è mai niente di male e riusciamo in ogni modo a lavorare per il bene del Paese. È tutto qui. Interviene il capogruppo al Senato, Martelli, Carlo Martelli. Sì, grazie, benvenuti a tutti. Allora, in questi giorni è stato buttato un problema sul tappeto. Cioè, ci siamo resi conto che nel Mediterraneo succede qualche cosa che non è poi così lontano da quello che succede nel Corno d'Africa. Quando sentiamo parlare dei pirati, quando ci rendiamo conto che ci sono zone di mare che sono far west. Bene, ci siamo resi conto finalmente che anche il Mediterraneo è così. Semplicemente, se non fosse arrivato un coraggioso procuratore a buttare il sasso e a esporsi, forse questo è una questione che noi avremmo ignorato. Quindi a questo punto la politica può fare due cose: o ignorare il problema,
attaccare chi sta sollevando la questione dicendo che è un mestatore, che le ONG sono tutte per bene, oppure andare a vedere esattamente che cosa sta succedendo. Questo è quello che noi chiediamo. Visto che da parte del governo, da parte del PD, non si è sentito niente se non attacchi, noi siamo arrivati con una proposta sul tappeto. Questo è uno strumento, perché noi dobbiamo mettere in mano a chi amministra la giustizia, fa le indagini, la possibilità di farlo. Perché quando tutto va nel rispetto delle regole della giustizia, è nell'interesse di tutte le parti coinvolte. Perché, rendiamoci conto anche di questo, i trafficanti libici operano in una zona che è fuori dal controllo del governo con il quale noi abbiamo fatto accordi in Libia, quindi non possiamo per adesso intervenire su quello. Allora su cosa possiamo intervenire? Possiamo intervenire su quello che succede nel Mediterraneo, perché noi abbiamo visto, ci sono le prove dei tracciati satellitari, ogni barca ha un GPS, esiste un monitoraggio di tutti i natanti in mare che traccia esattamente i loro percorsi, che ci sono dei movimenti che appaiono sospetti e meritevoli di indagine. Questo è quello che noi chiediamo, di dare la possibilità alla magistratura di indagare. E questo è il primo fatto fondamentale. Il secondo fatto fondamentale è che bisognerebbe anche che noi tutti quanti riflettessimo sul perché avvengono questi fenomeni. Questi fenomeni sono stati tutte le volte correlati a una destabilizzazione di governi sovrani. In Libia c'era un governo, buono o cattivo, noi non vogliamo entrare nel merito, è stata fatta una guerra contro la Libia, si è aperta una destabilizzazione politica e di conseguenza si è aperto al traffico di esseri umani. In Siria c'era un governo buono o cattivo, non entriamo nel merito della bontà o della cattiveria del governo siriano, però destabilizzata la Siria si sono aperti canali di profughi. Anche queste sono tutte situazioni nelle quali uno Stato di diritto ha il dovere di andare a mettere il naso, proprio a tutela di tutti. Quindi noi depositeremo contestualmente anche al Senato questa proposta di legge, dopodiché abbiamo la fortuna che è in atto un'indagine conoscitiva sulle ONG. Ci sarà il procuratore di Catania domani in audizione, faremo delle domande anche al procuratore di Catania domani e nel rispetto del segreto istruttorio noi siamo molto curiosi di sapere che cosa ci verrà detto. Naturalmente senza criminalizzare qualcuno o qualcun altro, le stesse ONG devono sentirsi tutelate da questo tipo di azione. Perché un'azione che faccia chiarezza, io voglio ricordare per chiudere che esisteva un'agenzia che doveva monitorare sulle ONG. Era stata istituita dal governo italiano, doveva controllare le ONG, controllare i loro bilanci, tutto questo è stata soppressa dal governo Monti. Io credo che sia anche importante sapere esattamente come gestiscono i loro bilanci queste, sempre a tutela delle persone oneste, perché è questo, cioè se noi vogliamo tutelare gli onesti, sono i primi gli onesti a dover essere contenti di questa nostra iniziativa. Grazie. Grazie, interviene Giulia Sarti. Sì, ricordiamo una cosa importante. È tornata alla Camera la riforma del processo penale che inciderà sui due codici e sull'ordinamento penitenziario. Si discuterà tra pochi giorni in Commissione Giustizia e poi arriverà in Aula. E il Senato, come sapete, ha già in precedenza messo la fiducia su questo articolo unico che consta di 94 commi. Allora, da una parte abbiamo un governo che vuole ridurre gli strumenti della magistratura con 80 milioni di euro di tagli alle intercettazioni, con riduzione dei tempi delle indagini, perché qui si prevede che dopo la scadenza dei termini delle indagini una procura abbia soltanto 3 mesi di tempo per chiedere l'archiviazione o il rinvio a giudizio. Immaginatevi voi se in quel momento un procuratore sta aspettando la risposta ad una rogatoria internazionale. Ci sono delle previsioni in questa riforma che inevitabilmente provocheranno dei danni sia alla magistratura, sia alle forze dell'ordine, sia agli operatori all'interno delle carceri. E noi ci stiamo battendo, come sapete, proprio per cercare di migliorare questa riforma ed eliminare tutto quello che non va. Ma, come dicevo, da una parte qui c'è un governo che vuole ridurre gli strumenti alla magistratura e noi che con questa proposta di legge vogliamo tentare e cercare di piuttosto
piuttosto dotare la magistratura di tutti i poteri possibili per cercare di svolgere le indagini nel miglior modo possibile, anche e soprattutto quando riguardano, come dicevamo prima, persone come gli immigrati o persone che stanno fuggendo da un paese o che hanno bisogno di accoglienza, persone più deboli, quindi, e tutelare in ogni caso le organizzazioni non governative, che dovrebbero essere le prime, insomma, a voler fare chiarezza e a voler che questa inchiesta e queste indagini, che sono non solo a Catania ma anche in altre parti d'Italia, sull'immigrazione clandestina e sulle ONG, arrivino al termine il prima possibile e nel miglior modo possibile. Quindi il Movimento 5 Stelle darà una forte battaglia su questa riforma e cercheremo magari anche in sede di emendamenti e di proposte di portare il governo a rivedere tutte le decisioni che ha avallato fino ad oggi, perché non è possibile in questo momento, con una carenza di organico in Italia di più di 1000 magistrati, con decreti già fatti sul pensionamento della magistratura, togliere ancora poteri alla magistratura stessa nel momento in cui si fanno questi pesanti strette sia sulla pubblicazione delle intercettazioni sia sui tagli di 80 milioni di euro. Grazie. Grazie, interviene Alessandro Di Battista. Poi possiamo fare le domande. Buon pomeriggio a tutti. Un procuratore della Repubblica Italiana, il procuratore di Catania, dichiara: so di contatti tra alcune ONG, non tutte evidentemente, e gli scafisti. E ancora, credo che alcune ONG, non tutte, siano finanziate dagli scafisti stessi. E ancora, credo che l'obiettivo sia ancora più inquietante, quello di destabilizzare l'economia italiana. Di fronte a dichiarazioni del genere, penso che sia responsabilità di una forza politica, appunto, condurre una battaglia e portare in Parlamento una legge, appunto, per garantire più potere alle procure stesse e provare, appunto, a far chiarezza su un fenomeno. Penso che questa sia nostra responsabilità per aver portato avanti, appunto, questa battaglia, oggi trasformata in una legge a prima firma Alfonso Bonafede, che verrà depositata domani alla Camera dei Deputati. Abbiamo subito attacchi di ogni tipo. Ci ha attaccato la Lega, la stessa Lega che era al governo con Berlusconi, quando Berlusconi si è piegato ai diktat di Napolitano, di Sarkozy, di Obama, e di fatto ha avallato un intervento scellerato in Libia, un intervento militare scellerato, che di fatto ha destabilizzato ancora di più quel territorio martoriato. Per me, io l'ho sempre detto, non c'è cosa peggiore della dittatura, ma è compito dei popoli sovrani destituire i dittatori, non delle bombe della NATO. Oggi il Far West che c'è nel Mediterraneo è anche causato da quell'intervento scellerato. Ci ha attaccato il Partito Democratico, lo stesso Partito Democratico che venne finanziato qui a Roma da Buzzi, di Mafia Capitale, il quale dichiarò che faceva più soldi, parole sue, con gli immigrati che con la droga. Ci ha attaccato, non lo so, Forza Italia anche, tutti appunto partiti politici responsabili di questo business anche. Non è il Movimento 5 Stelle che ha avallato quell'intervento scellerato, non è il Movimento 5 Stelle che ha preso quattrini da chi sfruttava appunto l'immigrazione clandestina, e non è neppure il Movimento 5 Stelle ad avere interesse all'interno del CARA di Mineo, che si è trasformato anche in un bacino di voti per alcuni politicanti molto molto legati al nuovo centrodestra del Ministro degli Esteri Alfano. Per cui ogni accusa noi la rispediamo al mittente, garantendo un senso di responsabilità. Ancora una volta diciamo che qua non si tratta di generalizzare, perché è nello stesso interesse delle organizzazioni non governative serie appunto fare chiarezza su un fenomeno del genere. E ancora di più rigettiamo delle illazioni piuttosto squallide secondo le quali noi portiamo avanti delle battaglie appunto perché siamo in campagna elettorale. A, non siamo in campagna elettorale perché in questo paese non sappiamo quando andremo al voto, perché mancano le leggi elettorali, farò un passaggio sulle leggi elettorali. B, allora sarebbe a dire che quando presentiamo il reddito di cittadinanza vogliamo i voti delle persone che vivono al di sotto della soglia di povertà, o quando presentiamo un pacchetto anticorruzione serio, non quella buffonata che ha fatto il Partito Democratico con Verdini, è perché vogliamo appunto i voti delle persone oneste. Cioè non è che è sempre riconducibile ad una campagna elettorale, esiste una forza politica che vuole soltanto lasciare a disposizione dello Stato dei miglioramenti appunto che possano garantire allo Stato stesso di poter intervenire su determinati fenomeni. Dire che oggi come oggi non
per tutti i partiti e per tutti i casi. L'immigrazione clandestina sia anche diventata una nuova forma di finanziamento pubblico alla politica, significa dire la verità. E chi ha il coraggio di dire questo non può essere accusato di razzismo, xenofobia o di strizzare l'occhio a delle forze politiche di destra che hanno governato e che sono responsabili dei disastri in Italia tale e in maniera tale e quale al Partito Democratico stesso. In questo paese c'è un enorme deficit di democrazia. Ci accusano quotidianamente di essere quelli dei click. A proposito di click, oggi sono suonati dei click per il Partito Democratico, sono i click delle manette. E riguardano tra l'altro delle connessioni che ci sono tra il Partito Democratico di Terni e delle cooperative sociali. Questo significa che noi accusiamo tutte le cooperative? No, ma dovrebbe essere nell'interesse stesso delle cooperative far sì che il Parlamento possa adottare delle misure per creare trasparenza all'interno del mondo delle cooperative stesso, stralegato al Partito Democratico soprattutto e anche alle forze di centrodestra in altri territori. Quando scoppiò il business, anzi Mafia Capitale, che ci ha fatto capire che c'era un business legato a delle cooperative sociali, siamo stati accusati di generalizzare. Oggi, notizia di qualche ora fa, appunto è stato arrestato il sindaco di Terni del Partito Democratico e l'assessore ai lavori pubblici, appunto per quanto riguarda appalti rivolti, truccati alle cooperative sociali. Non è nell'interesse generale dello Stato italiano e di tutti i cittadini, contribuenti, far chiarezza su fenomeni del genere? Sto parlando in maniera molto pacata perché in questo paese se sbagli una parola finisce su tutte le pagine dei giornali, poi se sbagli a bombardare e i bombardamenti che porti avanti causano appunto anche l'aumento dei flussi migratori, oppure se prendi denari da chi sfrutta l'immigrazione clandestina, tutto ti viene perdonato, ma se sbagli una parola, se sbagli un verbo alle volte, sembra veramente apriti cielo, che sia la cosa peggiore che ci possa essere in questo paese, martoriato dall'illegalità e dalla partitocrazia. Il Movimento 5 Stelle chiede rispetto, io sono fiero appunto della proposta di legge portata avanti dal mio collega Alfonso Bonafede, è una proposta di legge che un governo serio, anziché difendersi e buttarsi nelle polemiche sciocche, sterili e puerili, dovrebbe far propria e immediatamente appunto approvarla in Parlamento, dovrebbe immediatamente spingere la propria maggioranza ad approvarla, nell'interesse appunto di coloro che vengono sfruttati e che devono sempre essere salvati, perché chi sta morendo in mare deve essere sempre salvato per l'amor di Dio, e nell'interesse di quelle organizzazioni governative che per prime vengono colpite magari appunto da alcuni soggetti che ci lavorano dentro, da alcune organizzazioni non governative poco trasparenti. Questo per me significa senso di responsabilità. Io mi auguro che da qui a qualche mese questa proposta di legge possa diventare legge dello Stato, perché è nell'interesse generale appunto che ciò avvenga. Altrimenti, quando andremo a votare, non lo sappiamo ancora, ripeto, perché in questo paese si accusa il Movimento 5 Stelle di essere poco democratico, quando in questo paese i cittadini italiani non hanno a disposizione la principale arma per la democrazia, quella di potersi esprimere. Il centrodestra ha fatto una legge elettorale incostituzionale, il centrosinistra ha fatto una legge elettorale incostituzionale, dovrebbero venire in ginocchio a chiederci aiuto appunto per approvare una legge elettorale, in ginocchio chiedendo scusa non soltanto noi ma tutti i cittadini italiani per aver approvato due leggi elettorali di fila incostituzionali. Ciò non è avvenuto, nonostante ciò appunto non sia avvenuto, il Movimento 5 Stelle è dispostissimo a trovare appunto un accordo, dei correttivi di governabilità, intervenire leggermente sul premio di maggioranza e sulle soglie di sbarramento per dotare, per garantire al popolo italiano la possibilità di esprimersi. Questa è democrazia, perché fino a quando non ci sarà un governo legittimamente eletto da una legge elettorale costituzionale, difficilmente, poi mi auguro di sbagliarmi, potranno essere approvate delle leggi utili per garantire trasparenza, come appunto questa legge portata avanti a prima firma del mio collega Alfonso Bonafede. Grazie. Ci sono domande? Prego, 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 si era prenotata già prima l'unità, giusto? Sì, volevo capire, questa legge di cui sta parlando. Salve. Volevo capire, la legge di cui state parlando, se non ho capito male, estende i poteri di polizia giudiziaria in acque internazionali su imbarcazioni che non sono o che non sarebbero della Marina Militare o appartenenti al dispositivo. Cioè, come fate ad estendere i poteri di polizia giudiziaria in territorio che non è nazionale e su mezzi che non sono nostri? Grazie. Rispondo subito. Sì, sì, sì. No, allora, non è questo. La legge ha due step.
uno interviene sulle navi, sulle imbarcazioni italiane di due tipi, quelli della Guardia Costiera e quelli militari, va bene? Lì le persone che sono sopra quelle imbarcazioni attualmente hanno delle funzioni di polizia giudiziaria limitata dal codice della navigazione ad alcuni reati. La legge interviene, ve lo dico, sull'articolo 1235 del codice della navigazione ed estende sostanzialmente a quei soggetti che sono sulle imbarcazioni tutte le funzioni di polizia giudiziaria che sulla terraferma fanno le forze di polizia, i carabinieri, va bene? Quindi non questo non importa, perché l'imbarcazione è sempre territorio italiano. L'imbarcazione italiana è territorio italiano. Ora, nel momento in cui la procura nei limiti della sua competenza, e chiaramente parliamo di competenza del mare nazionale, nei limiti della sua competenza accerta che c'è una notizia di reato e ha bisogno di fare delle indagini in tempo reale, perché il punto è questo: la procura, non avendo personale in mare, arriva sempre in ritardo, non può materialmente avere un costante monitoraggio della situazione e non può intervenire quando il tempo lo richiederebbe. Spesso alla fine, quando apre il fascicolo di indagine, si ritrova in ritardo rispetto a reati che sono già commessi. In questo modo, se invece alla procura si dà la possibilità di avere un monitoraggio costante e la possibilità, una volta aperto il fascicolo di indagine, di compiere in mare tutte quelle attività che già compie sulla terraferma, a quel punto diamo la possibilità allo Stato di essere realmente presente in mare, perché se lo Stato deve intervenire perché c'è un'ipotesi, non lo so, di reato grave, perché parliamo di reati gravi, quelli che vi ho elencato, e quindi ha necessità di fare intercettazioni, deve avere gli ufficiali di polizia giudiziaria. Oggi non ci sono, e quindi quando la procura ha la possibilità di intervenire in alcuni casi, perché vi ho fatto l'esempio anche dell'associazione a delinquere e di competenza della procura antimafia, chiaramente, comunque la procura competente, quando ha la necessità di fare l'intercettazione, ha del personale che, ribadisco, è già lì, e altrimenti sì. se non ha la possibilità di avere il personale lì, non ha la possibilità di intervenire. Aggiungo però che c'è il secondo step, cioè quello che implica una cooperazione con gli altri paesi. Cioè è chiaro che se ci sono missioni internazionali, quindi parliamo in quel caso di navi straniere che sono guidate da un'ammiraglia italiana, ci deve essere la possibilità per lo Stato italiano di poter, sempre attraverso il personale che è già lì presente, di poter portare avanti la sua battaglia contro quei reati che si consumano in mare, anche attraverso la cooperazione internazionale. Oggi una procura deve intervenire con le rogatorie internazionali prima che finisce tutto l'iter burocratico, il reato è già consumato da non so quanto tempo. Quindi non si fa altro che permettere un coordinamento migliore tra le forze che già sono impegnate in mare. Prima grazie, a livello nazionale fare altre domande perché... e poi a livello grazie. Internazionale. È chiaro che a livello internazionale non possiamo depositare la proposta domani, perché implica una cooperazione con gli altri paesi. Comunque vi consiglio a chiedere ai magistrati se questa legge è utile o no. Grazie. Possiamo fare un'altra domanda? Sì, io volevo fare una domanda a Roberto Fico, però è estendibile anche ad Alessandro Di Battista. Volevo sapere cosa pensano, visto che Di Battista, mi pare, se ho capito male, riferendosi a una parola sbagliata, si riferisse forse, però posso sbagliarmi, alla parola taxi, e cosa pensano quindi dell'utilizzo della parola taxi, che è stata fatta comunque da un vostro leader, che è Di Maio, e anche nello stesso post sul blog di Grillo della la definizione di ignorante di Roberto Saviano. Vabbè, su Saviano non mi esprimo, non mi interessa proprio, e ci interessa risolvere il problema. Io facevo invece un discorso generale sul fatto che da quando il Movimento 5 Stelle appunto è all'interno delle istituzioni è stato criticato molto più per l'uso delle parole che per la bontà delle proposte che appunto porta avanti. In questo paese per me è piuttosto ipocrita che si focalizza appunto su un termine piuttosto sulla bontà della legge, quindi non mi riferivo minimamente a quel termine. Tra l'altro quel termine, se non sbaglio, Luigi Di Maio l'ha preso appunto da un rapporto di Frontex che è stato pubblicato in precedenza.
E, comunque io, il mio era un discorso appunto generale, ci si focalizza su un termine, non si risolve, partono le polemiche politiche su una parola e non c'è mai nessuno al di fuori del Movimento 5 Stelle che vuole risolvere il problema. E dato che a noi interessa risolvere il problema, non fare polemica su una parola perché non serve a nulla, non serve ai cittadini italiani, appunto sottolineavo il fatto che è inutile fare polemica su alcune parole. È come appunto una forza politica che indica un fenomeno, lo fa, magari anche il Movimento 5 Stelle l'ha sempre fatto, siamo nati con il V-Day, se ci pensate, con delle parole colorite, ma in questo paese il 5 Stelle alle volte è costretto ad alzare un po' i toni per essere ascoltato, perché quando parliamo sottovoce la bontà, ma neanche la bontà, l'essenza delle nostre proposte quasi mai viene appunto riportata. Questo è il senso del discorso che ho fatto. Grazie. Prego, per il TG3. Sì. Guarda, Ilario, anche io, sinceramente, il mio intervento su questo già l'ho fatto. Non mi vado a focalizzare su una parola. Qui ognuno usa tante parole, ma è quello che conta è il contenuto di quello che noi dobbiamo riuscire ad esprimere e fare. Quello che ho detto prima, e lo ribadisco in maniera forte, è che quando tu fai trasparenza su ciò che accade in qualsiasi settore, e in questo caso nel Mar Mediterraneo, tuteli gli ultimi e tuteli le ONG che lavorano nell'interesse dei migranti e del paese. È tutto qui. E allora, se poi dobbiamo continuare con la polemica, botte risposta su una parola, su chi ha usato un termine piuttosto che un altro, un atteggiamento piuttosto che un altro, non ne usciamo più. Noi dobbiamo riuscire invece a centrare la meta, e la meta è fare chiarezza su ciò che succede per tutelare gli italiani prima di tutto, perché il popolo italiano va tutelato rispetto a ciò che si muove nel proprio mar Mediterraneo, soprattutto perché poi noi dobbiamo gestire un'accoglienza e lo gestiamo con i soldi dei cittadini italiani, e all'altro lato dobbiamo riuscire a tutelare i migranti e tutelare le ONG che lavorano bene. Per questo io chiedo a tutte le ONG anche di sentirsi davvero tutelate, perché non c'è nessun discorso che sottende a quello che diciamo. E l'accusa, quella più vergognosa, quella che a me dà veramente fastidio, è sempre quella rispetto alle elezioni, rispetto ai voti. Allora, se dite così vi portate più verso la Lega, vi prendete i voti della Lega. Questa è una stronzata che a me infastidisce, perché noi andiamo sempre sui temi. Non si può dire stronzata, è una parola. E andiamo sui temi, andiamo su quello che noi crediamo giusto. Allora, se c'è un procuratore della Repubblica che ci fa delle lettere, Alessandro, prima, scusa, ma poi dove sono? Cioè, che addirittura c'è un'ipotesi di destabilizzazione dell'economia italiana, quindi ci sarebbe un disegno dietro, tu sei un parlamentare della Repubblica, non fai niente? E qualcosa la dobbiamo fare, dobbiamo riuscire a capire che cosa si muove dietro queste parole. Magari è tutto, magari è niente, ma stare fermo sicuramente no. Sarebbe la cosa più assurda che un parlamentare nell'interesse del paese potrebbe fare, stare fermo. Allora io dico, noi facciamo delle cose, però le facciamo con questo obiettivo, tutelando cittadini italiani, migranti che sono i più deboli e le ONG che lavorano bene. Allora, posso? Altra sì, tanto. Prego. E a proposito di quello che stavate dicendo adesso, Alessandro Di Battista, mi pare di aver capito che dunque fate vostra la tesi di Zuccaro, però vi chiedo cosa pensate di quanto ha detto il procuratore di Siracusa, che non ci sono legami invece tra i trafficanti e le ONG, che mi pare che sia una cosa che va nella direzione completamente opposta. E poi, siccome invece le parole sono importanti, io penso, ma credo che sia opinione diffusa, soprattutto in politica, e proprio perché insomma c'è stata una polemica su alcune parole probabilmente utilizzate in maniera scorretta, non ritiene Fico che invece magari ci sarebbe stato bisogno di un po' più di prudenza da parte vostra nel commentare questi fatti, anche perché questo è un tema politico molto importante che evidentemente può condizionare? Ho letto anch'io appunto che la procura di Siracusa ritiene che non vi siano questi contatti, un'altra procura ritiene che vi siano dei contatti. Se ci sono due dottori dai quali appunto vi fate visitare, uno come dice... commenta? Sto commentando, se mi lascia commentare. Un dottore che dice che c'è il rischio di una malattia molto molto grave, un altro che dice non c'è questa malattia, io magari malato cerco soltanto trasparenza di riuscire ad arrivare a verità. Quindi questo è il mio commento. Dato che prima Roberto ha utilizzato una parola colorita,
la utilizzo anch'io rispetto a, appunto, alle parole. Le parole sono importanti, per l'amor di Dio. Ancora più importanti sono i reati, le leggi incostituzionali, la distruzione del lavoro, la povertà che è stata appunto purtroppo causata dalle scelte dei governi negli ultimi 30 anni. Questo è un paese molto molto strano e ipocrita. Se dici cazzo c'è la mafia a Roma, c'è chi si scandalizza per il cazzo. Ecco, noi ci scandalizziamo per la mafia che c'è stata a Roma, appunto, che tra l'altro ha anche sfruttato l'immigrazione clandestina. Sono altre domande. Intanto vedo Repubblica, Fico due punti. Siamo. Di Battista. Siamo. Sì, 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 no, mi, ricordo, mi ricordo. Sono altre domande, ragazzi? Sì. Allora, il Fatto Quotidiano, io... prego. No, no, c'è. C'è ancora una replica da fare? Sì, sì, prego. Riprendo un po' il filo di tutto il tuo discorso. Secondo me, rispetto, voglio rispondere anche io sul procuratore, se c'è un procuratore di una procura della Repubblica di Napoli, una di Roma, che hanno delle informazioni non diverse, ma uno ha un'informazione, un altro non ha un'informazione, non significa assolutamente niente. Magari si potrebbero scambiare pareri, informazioni tra le procure, c'è un coordinamento, allora poi si arriva a un punto. Non c'è niente di strano in questo caso, secondo me, che qualcuno l'abbia o qualcuno non l'abbia. E poi non c'è la certezza delle prove. Abbiamo le parole di un procuratore che qui in Parlamento ha detto delle cose. Quando si dicono delle cose, ci devono essere delle reazioni da parte dei parlamentari e delle forze politiche che prendono atto magari di una situazione e cercano di fare trasparenza. Quando parliamo di immigrazione, sempre è vero, bisogna secondo me essere prudenti, ma bisogna essere prudenti perché è un discorso molto semplice, perché è uno di quei temi che polarizza le persone, polarizza gli scontri. E allora tutti gli immigrati non sono buoni, tutti gli immigrati sono stupendi, ne dobbiamo fare entrare zero, ne dobbiamo fare entrare un milione all'anno. Allora, quando tu polarizzi gli scontri, polarizzi le situazioni, non riesci mai a risolvere il problema. Allora è bene andare cauti, ma per cercare sempre di risolvere il problema. Però in questo caso noi non parliamo esclusivamente di immigrazione, parliamo di possibili reati. Allora sui possibili reati dobbiamo un po' alzare i toni, se no nulla si muove. Ma sull'immigrazione in genere sono poi gli atti che devono parlare. Bisogna andare cauti, perché quando poi scrivi gli atti hanno delle conseguenze. Allora, per esempio, la nostra mozione, che secondo me era una mozione ottima, quella di Maglio e di Stefano, con le quote proporzionali, con tutti, che ha votato tutta la Camera dei Deputati, era ed è un'ottima mozione, lo stralcio del regolamento di Dublino 2, regolamenti che ha firmato la Lega, e poi ci troviamo in questa situazione e questi continuano a parlare mentre Matteo Salvini dorme al Carma di Mileo facendo le dirette Facebook, che non so che cosa mi sembra, dicendo delle cose assurde. Poi i suoi firmavano il regolamento di Dublino 2. Allora, è proprio quello, significa essere quel populismo brutto, becero, che parla male alla pancia del paese e non parla di contenuti. Allora noi vogliamo parlare di contenuti, non vogliamo parlare alla pancia del paese. E sull'immigrazione bisogna tutti avere un atto di responsabilità sempre più alto e sempre più grande, perché va risolto il problema, ma non solo per gli italiani, va risolto il problema anche per le persone che sono quelle più in difficoltà. Perché un movimento come il nostro, che chiede il reddito di cittadinanza, che propone il reddito di cittadinanza, è perché è vicino ai più deboli, a tutti i più deboli. Voglio fare un'altra specificazione rispetto alla domanda sul dottor Zuccaro e sulla procura di Siracusa. C'è stato un ventennio in Italia, molto recente, in cui i magistrati venivano tirati per la giacchetta da una parte e dall'altra, facendo finta che fossero due parti differenti, e il che creava sempre questa messa in scena che alla fine permetteva agli schieramenti politici di centrosinistra e di centrodestra alla fine di non affrontare e di non risolvere mai i problemi della giustizia. Allora, questo tipo di politica a noi non ci interessa. Io non mi schiero con un procuratore o con l'altro, perché in democrazia esiste la separazione dei poteri e i giudici non fanno altro che applicare la legge. Però io credo che sia nelle responsabilità, anzi sono certo che sia nelle responsabilità di una forza politica che vuole governare questo paese, ascoltare gli addetti ai lavori e, laddove c'è una segnalazione fondata, valutare se ci può essere una proposta di legge che risolve il problema. A me non interessa, perché la domanda pone un problema di schieramento da una parte o dall'altra. A me non interessa quel tipo di discorso. A me interessa
interessa risolvere il problema dei cittadini italiani, che è un problema di giustizia ed è un problema di monitoraggio e lotta dei reati che vengono compiuti in mare aperto, e questo è un problema molto sentito dai cittadini italiani. Per cui presentiamo una proposta che non vuole schierarsi con una procura o con l'altra, ripeto, questi sono ragionamenti che non ci interessano. Noi affrontiamo un problema di giustizia e proponiamo anche le modalità per risolverlo. Prego, il Fatto Quotidiano. Si sente? Sì. Non so chi mi vuole rispondere. In queste ore alcuni esponenti di vari ONG stanno lamentando che c'è un calo drastico dei finanziamenti privati, sulla base dei quali loro si vanno avanti, lavorano. Volevo chiedervi se questo fatto vi preoccupa o lo ritenete deprecabile. Tutto qua. Il Movimento 5 Stelle, ogni qualvolta è arrivato un decreto missione in aula, ha proposto emendamenti per aumentare i fondi per la cooperazione internazionale. Abbiamo sempre chiesto il ritiro delle truppe dall'Afghanistan, tra l'altro è stata la prima mozione che ho scritto io, insieme alla Commissione Affari Esteri del Movimento 5 Stelle, e la scrivemmo coinvolgendo una serie di organizzazioni, tra cui Emergency, che vennero alla Camera, ci diedero delle informazioni rispetto appunto al tema dell'Afghanistan e scrivemmo una mozione. E noi abbiamo sempre pensato che alcuni denari sprecati, oltre che, figuratevi la guerra, quel che può comportare, dovrebbero essere investiti in cooperazione internazionale. Io ho lavorato i diversi anni nella cooperazione internazionale e so che i fondi, i finanziamenti, soprattutto i finanziamenti privati, stanno anche calando negli ultimi anni, anche perché c'è più povertà in Italia. E quindi tanti cittadini che devono fare i conti appunto con la fine del mese nelle proprie famiglie, che un tempo erano donatori di alcune organizzazioni, io ho lavorato nello specifico nel fundraising di un'organizzazione che si chiama Amca Onlus, quindi io mi occupavo appunto della raccolta delle donazioni poi investite in progetti di sviluppo in Africa e Guatemala, e ho visto in questi ultimi anni che sta calando drasticamente appunto il finanziamento a determinate organizzazioni, alcune straordinariamente meritevoli, proprio perché l'Italia è un paese in recessione, è un paese dove le famiglie non riescono ad arrivare a fine mese, in cui la disoccupazione oggi è aumentata ancora una volta, la disoccupazione, e non date retta a certi dati relativi alla disoccupazione giovanile, perché c'è un mucchio di giovani che neanche più cerca lavoro. Io sono stato gli ultimi due giorni in Puglia e ci sono delle sacche di povertà inimmaginabili al sud. Il sud si sta svuotando di giovani che fuggono al nord, ma dato che anche al nord c'è sempre meno lavoro, fuggono dall'Italia. In questo contesto appunto di povertà, di crisi occupazionale, di depressione economica, purtroppo è normale che alcuni cittadini che prima donavano determinati denari ad alcune organizzazioni non lo fanno più. Incolpare, non so se l'abbia fatto qualcuno appunto, di una carenza di donazioni appunto, è una battaglia sacrosanta che porta avanti del Movimento 5 Stelle, mi sembra piuttosto puerile. Prego, un'altra domanda, facciamo l'ultima e poi chiudiamo. A inizio legislatura voi avevate fatto avevate votato, mi pare, col PD una proposta di modifica del reato di immigrazione clandestina, di clandestinità, scusa, e dopo anche un voto sul blog, mi pare di ricordare, che ci fu una decisione di Grillo che poi fu modificata dal blog, no? No, cioè, non ci fu nessuna decisione di Grillo, no, Grillo non era d'accordo. C'era un'opinione, cioè un endorsement, scusa. E che quindi la vostra base, insomma, votò per questa abolizione, che poi passò, se non ricordo. È stato abolito però? Depenalizzazione. È stato depenalizzato però? Fatevi questa domanda. È stato depenalizzato? Lo sapete o no? È stato votato dal Parlamento, ma è stato depenalizzato, dato che si trattava, se non sbaglio, di una legge delega, giusto Giulia? Una legge delega sulla... La legge delega, il governo l'ha portata avanti o no? Oggi esiste o no il reato di clandestinità in Italia? Sì. Scusate, l'immigrazione clandestina, sì. La mia domanda però era sulla vostra posizione. No, perché questa è un'altra cosa importante sul livello di democrazia che c'è in Italia. È giusto mettere in luce tutte le cose. La mia domanda era però sulla vostra posizione. È la stessa, il reato di clandestinità è un reato totalmente inutile, te lo dicono le procure stesse, una cosa che non serve minimamente a fronteggiare appunto il dramma dell'immigrazione clandestina, perché in alcuni processi magari il migrante viene imputato, non può più testimoniare perché appunto da possibile testimone all'interno di un processo contro uno scafista diventa coimputato. È un reato stupido, tant'è vero oggi sta aumentando drasticamente il fenomeno dell'immigrazione clandestina, abbiamo avuto nel 2016 180.000 sbarchi e stime ci dicono nel 2017 saranno 250.000, e quel reato è tutt'oggi in vigore.
Grazie, la conferenza stampa è chiusa. C'era Giulia. Scusa, ancora, no, no, volevo solo fare una specifica perché è importante. Cioè, nel momento in cui c'è una legge delega e si è discusso, no, della depenalizzazione di questo reato di clandestinità, l'attenzione era massima. Nel momento in cui quella delega è stata attuata e nel decreto legislativo, nel decreto attuativo, non c'era la depenalizzazione del reato di clandestinità, non si è mossa una foglia in questo Paese. È bastato un anno. Nel momento in cui quel decreto legislativo è entrato in vigore, è passato dalle commissioni competenti, giustizia, e mancava la depenalizzazione del reato di clandestinità, noi abbiamo fatto battaglia e abbiamo cercato di far notare in tutti i modi, nessuno si è mosso, quindi il governo da una parte nel 2013 la nostra posizione è rimasta sempre la stessa, è il governo che non ha dato seguito a quello che aveva votato un anno prima. Grazie, grazie, grazie.